Insomma, c'è il segretario generale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, FIMMG, ecco, il dottor Silvestro Scotti, buonasera. Buonasera a lei. Buonasera, buonasera dottor Scotti. Allora, qua c'è una forte restrizione per tutto ciò che non è Covid, vero? Cioè, quindi... se uno si sente male, se uno andare dal proprio medico di base, direi che in questo momento è da escludersi o quasi, vero? Noi stiamo suggerendo ai pazienti di chiamare sempre prima. Se il paziente chiama prima e ci permette di organizzare in qualche modo le presenze per evitare soprattutto di ridurre il suo rischio, quindi di fare in modo che lui arrivi allo studio in un momento in cui non ci sono persone né ci sono casi che possano comprometterne la salute, soprattutto se è un soggetto anziano, fragile, con altre patologie, il problema di fatto non esiste. Stiamo organizzando gli studi prevalentemente su prenotazione, distanziando le prenotazioni in modo tale che i pazienti abbiano il minor contatto possibile, lasciando anche uno spazio perché qualora si mi chiamasse il paziente che mi dice che ha la pressione alta secondo lui, per cui io lo faccio venire e poi scopro che ha la tosse, la febbre e quant'altro, ovviamente dopo l'arrivo di un paziente del genere io devo anche sanificare l'ambiente prima di far entrare un altro paziente. Si tratta di poter vivere queste regole, però devo dire che nella maggior parte dei casi i cittadini li stanno accettando. Stiamo aumentando il nostro livello di reperibilità. Io da stamattina rispondo a WhatsApp, rispondo ad SMS, rispondo a telefonate. Ho avuto un contatto Skype con uno dei miei pazienti che aveva bisogno di vedermi visivamente. Anche quello è un meccanismo che cerchiamo di utilizzare. Avremo bisogno di strumenti di questo tipo anche per migliorare questa pratica clinica. Il videoconsulto in Italia non è permesso dal codice deontologico, ma almeno ho potuto vedere e salutare un mio paziente fragile che si è sentito, come dire, rasserenato dall'idea che il suo medico è là, è così vicino, è contattabile anche se attraverso un video, e comunque lo segue ed è a sua disposizione. Luigia, se hai qualche curiosità. Sì, no, ce l'ho, perché ovviamente la sanità in questo momento è tutta concentrata, come si sa, sulla questione Covid-19. Da una parte mi sento di chiederle quante telefonate riceve di persone che si ritengono sintomatiche rispetto al virus, e poi le volevo invece fare una domanda sulla sanità un po' in generale, perché abbiamo chiuso la trasmissione precedente con la notizia, no, di una serie di cliniche anche private che in questo momento non possono continuare ad erogare servizi, sicuramente per una questione igienico-sanitaria, però la sensazione è che oggi, se anche tu stai male e non necessariamente per il Covid-19, rischi in qualche modo. È una sensazione che lei avverte nei suoi pazienti? Beh, io l'avverto anche su me stesso, nel senso che rappresento una categoria che è un po' avanti negli anni, e quindi in qualche modo, avendo consapevolezza dei propri acciacchi e quant'altro, in questo momento la consapevolezza di chi ha una patologia cronica, che può essere una cardiopatia ipertensiva o altre patologie simili, il diabete rispetto alle sue complicanze, è sicuramente quella di non trovare disponibilità, ma anche per chi banalmente doveva fare un intervento. Io nella giornata di oggi, per esempio, ho avuto due telefonate da due miei pazienti che da un lato gestivano la paura anche di recarsi in un ospedale in questo momento, relativamente a un banale intervento per una cisti tendinea, uno dei due. Un altro mi ha chiamato e ho avuto la fortuna, diciamo, che mi abbia chiamato e mi ha interrogato su questo, rispetto per esempio al fatto che un donatore di sangue aveva paura di andare a donare, l'ho invogliato a farlo, gli ho detto di passare anche allo studio se voleva una mascherina e se non l'aveva, purché si sentisse più tranquillo, perché non stiamo dicendo abbastanza che manca il sangue per le trasfusioni. È stato detto oggi anche in conferenza stampa dalla Protezione Civile, quindi effettivamente se qualcuno lo dicesse anche a noi medici di famiglia, forse potremmo convincere più persone di quante ne convincono con i consueti decreti o annunci.
ci è arrivato un messaggio, non so se lei può rispondere. Dice: io ho il mio medico di base che non riesco a rintracciarlo, non riesco a telefonare, a trovarlo al telefono, non riesco a trovarlo in nessun modo. Insomma, è un signore che scrive, Roberto, settantenne. Questo mi dispiace. Spero nei confronti di questo collega che la persona non lo riesca a trovare, perché come se qualcuno chiama me, purtroppo rischia di trovare frequentemente occupato. E non perché il collega si sia reso irreperibile. Se si sia reso irreperibile, credo che la persona faccia bene a segnalare la cosa a chi di dovere, perché sostanzialmente in questa fase credo chi di dovere che chi è? Chi di dovere, devo dire la verità, io non ho più rispetto per l'ASL in questo momento. Sono un presidente di ordine, ho molto più rispetto per un presidente di ordine che a questo punto può richiamare quel collega agli obblighi deontologici, perché i modelli contrattuali oggi ci fanno dire dai direttori generali delle ASL che noi non siamo loro dipendenti, ed è la ragione per cui non ci danno i dispositivi di protezione individuale, che io ho ribattezzato, se mi permette. Non sono più DPI, per me sono DPC, perché per un medico di famiglia il dispositivo di protezione individuale non è la protezione per se stesso, ma è la protezione collettiva. Certo. Cioè io metto quel dispositivo non solo per proteggere me, ma anche per evitare di infettare gli altri. E questo mi pare che sia lontano dalla comprensione della maggior parte dei funzionari delle ASL, che continuano a dire ai nostri colleghi: non siamo il vostro datore di lavoro, ve li dovete comprare, come se noi li potessimo comprare sotto casa o alla farmacia. Sì, non si tutti trovano, sanno, tra l'altro, quindi è proprio... Senta, nel salutarla, ecco, forse è stato detto, ma vorrei sottolinearla. Insomma, molti di noi, molti anche dei nostri ascoltatori, hanno delle malattie croniche per cui prendono costantemente gli stessi farmaci e devono avere le stesse prescrizioni. Ecco, in questo periodo come si fa ad avere le prescrizioni? Bisognerebbe chiamare al telefono, dire: mi fa le prescrizioni per le pillole per la pressione o cose del genere, e poi uno va là e prende quelle e scappa, sostanzialmente, così? Guardi, questo purtroppo è l'altro fallimento del titolo quinto della Costituzione, perché in questo momento le sembrerà strano rispetto a una regione del sud. Io sono in Campania, a Napoli, i miei pazienti ricevono direttamente su WhatsApp, su cui lo hanno richiesto, il numero elettronico di ricetta col quale vanno in farmacia, la farmacia stampa la ricetta e gli consegna il farmaco. È una cosa banalissima che si può fare dappertutto. Io oggi ho scritto al Presidente del Consiglio e al Presidente Bonaccini della Conferenza delle Regioni, per tutti gli altri anche la possibilità di inviare la ricetta sulla posta ordinaria. In questo momento bisogna liberalizzare alcune regole della privacy che impediscono tutto questo, per evitare che questi pazienti, per delle banalità come ritirare una ricetta ripetitiva, siamo stati capaci anche di ottenere che possiamo prescrivergli più scatole di farmaci, in modo che non si rechino nemmeno più spesso in farmacia, perché anche le farmacie stanno contingentando le entrate, e vedere queste file di persone contigue certo non aiuta rispetto all'idea di non far diffondere la malattia. Ci sono farmacie che si sono anche organizzate per riceverle a loro volta dai pazienti e consegnarle a domicilio. Il problema è che se facessero fare a noi liberi professionisti convenzionati, medici di famiglia e farmacisti, forse il sistema territoriale funzionerebbe meglio rispetto a quello che qualcuno pensa di organizzare nei grandi nei palazzi centrali dei tasti dei bottoni. Da tempo noi chiedevamo, per esempio, che ogni medico fosse dotato di un collaboratore, di un infermiere. Oggi, se io avessi quell'infermiere dotato di dispositivi di protezione individuale, potrei aiutare, potendo fare direttamente i tamponi a domicilio senza fare quelle risse negli ospedali di riferimento che stanno determinando i problemi di questi giorni. Dottor Scotti, è stato utilissimo il suo intervento, grazie, veramente molto grazie utile. Davvero. Buona serata e buon lavoro, ovviamente, come insomma tutti i medici in questo momento che stanno impegnatissimi, e chiaramente anche lei. Mi permetta però di ringraziare anche i cittadini, i nostri pazienti. Sono quelli che veramente ci stanno dando una mano in questo periodo. Dottor Scotti, grazie veramente. Buona serata e buon lavoro. Grazie. Grazie. Lo vedi che se vogliamo siamo bravi? No, perché però scusami, alt.
Sono bravi in Campania, perché a me, cioè, qua le ricette su WhatsApp non mi risulta che ci sia. Allora, io credo dovrebbe esistere un sistema di iscrizione. Guarda, a me non me l'hanno mai, io comunque qualche ricetta.